Ciao a tutti, oggi è sabato 5 maggio 2018, mi trovo qui come il solito, come il mio solito, sotto il ponte Forlanini con Giuseppe Monticone, che tutti quanti ormai abbiamo imparato a conoscere, e stiamo vedendo quanto il Tanaro sia alto. Allora, Monticone, dimmi un po'. Rispetto all'ultima piena, no? Parlo quella che c'era stata circa il mese scorso, di quanto ci siamo ancora alzati? Ci siamo alzati di 4 metri circa. Noi qua abbiamo i piedi che poggiano dove abbiamo fatto la manifestazione, la prima manifestazione che abbiamo portato le autorità, quelle che si sono che c'era degnate. Anche il tavolino lì. Esatto, ecco. Poi è arrivata Rai 3, poi siamo ritornati. Comunque questo è il posto che, quando finalmente l'hanno liberato, è diventato il posto, diciamo, il nostro piccolo palcoscenico, purtroppo, malauguratamente. Comunque state tutti tranquilli, non spaventatevi del Tanaro grande, perché volutamente siamo arrivati in leggero ritardo sulla massima piena per dimostrarvi che sta già calando. Quindi state tutti tranquilli, al mese di maggio il Tanaro a questo livello non fa paura a nessuno, al mese di marzo è un'altra cosa, al mese di novembre a questo livello c'è da grippare veramente, ma non è nostra intenzione creare il famoso allarmismo di cui qualche, mi permetto di dire, incosciente ci ha accusato. Noi interessa rilevare il problema è che il Tanaro si è alzato, rispetto al livello di quest'estate, si è alzato di 6 metri. Come mai si è alzato di 6 metri? C'è stato un cataclisma, una bomba d'acqua, le perturbazioni eccezionali, il buco dell'ozono? No, è successa una pioggia normalissima, come nei giorni scorsi, c'è stata una pioggia normalissima per il mese di maggio. Anzi, una benvenuta pioggia in agricoltura, perché è dall'anno scorso che l'agricoltura soffre la siccità, quindi sta pioggia è stata manna dal cielo. Come mai il Tanaro è in crisi così e fa paura? Il Tanaro è in crisi così perché bisogna che si fichino in testa tutti che il Tanaro non è più quello di 20, di 30 anni fa. Il Tanaro è in crisi perché il Tanaro è completamente otturato e ostruito, e questa ne è la dimostrazione, che basta poco. Ma in tutta l'asta del Tanaro non mi risulta che sia esondato da nessuna parte. È andato dopo Cuneo, non ricordo più, l'ha detto comunque ieri sera, ha superato il livello di guardia. Ha superato il livello di guardia nel Cuneese e adesso sta transitando qua. Passa questa, venissero tutti i nubifragi, diciamo medi, anche superiore, leggermente superiore alla media del mese di maggio, non succede nulla. A maggio il Tanaro non spaventa, i fiumi non spaventano più, i fiumi spaventano in autunno e spaventano in primavera. Quindi, ma ormai noi abbiamo superato la crisi del periodo primaverile a rischio, quindi qui c'è da stare assolutamente tranquilli. Non c'è da stare tranquilli perché qua continuiamo ad avere il problema che il Tanaro è intasato, e questi sono i frutti. Se veramente ci fosse venuto una pioggia, un disastro come è avvenuto in Sardegna, cioè delle cadute di pioggia in pochi giorni pari alla media di 2 mesi, e c'eravamo di nuovo, perché il Tanaro non ce la fa più, l'acqua là sotto non ce la fa più a passare. Abbiamo fatto il filmato sotto quel ponte là, dove c'erano i pescatori che gettavano l'amo con l'acqua alle ginocchia. E in quel punto là i pescatori negli anni 70-80 ci hanno spiegato che loro con 10 metri di catena l'ancora non è arrivata sul fondo. Hanno dovuto allungare la catena e allora mancano 10 metri sul fondo del Tanaro, da cima a fondo. Spanna più, spanna meno, manca questo, e finché non ci mettiamo in testa che la sezione del fiume va rispettata, e finché dormiamo, noi possiamo dormire tranquilli, il Tanaro non ci perdona, prima o poi ci castiga, e non so più in che lingua dirlo che va assolutamente, l'urgenza è quest'estate, preparare tutto il necessario perché quest'estate si pulisca, in modo che l'autunno prossimo, con il doppio di acqua e di pioggia che transiterà nell'autunno prossimo, il livello sarà ancora basso di 2 metri rispetto ad ora.
Comunque, state tranquilli nell'immediato, abbiate il batticuore per il futuro, per quest'autunno. E attenzione, si può dire che uno porta sfiga, l'uccello del malaugurio, tocca a ferro, il peperoncino, tutte stupidaggini. La realtà è che avere paura in queste circostanze vuol dire essere coscienti del pericolo che si sta correndo. Non avere paura non vuol dire coraggio, vuol dire incoscienza. Siamo di fronte a della gente che ci dice che non c'è il pericolo, sono degli incoscienti. Non so più come dire. Auguri a tutti. Vabbè. Ancora una cosa, dimmi. Per quelli che sono convinti che basta pulire così, no? Ecco, questa è la buttata di un rovo, è solo un rovo. Siamo a 60 centimetri, ha fatto 60 centimetri e si è messo a buttare il rovo, si è messo a buttare a fine febbraio, marzo-aprile, in due mesi ha fatto 60 centimetri. Alla fine dell'anno questa buttata qua è lunga 4-5 metri, è solo un rovo, ma lo stesso discorso vale per questa pianta qua. Questo qua di centimetri ne ha fatti solo 50, ecco, ha fatto 50 centimetri. Le ha fatte sempre in due mesi. Al mese di agosto lo veniamo a filmare questo qua. Questo qua con tutti gli altri che cominciano a puntare, che cominciano a buttare, basta vedere. Con tutti gli altri al mese di agosto sarà altro dai 2 ai 3 metri. E quindi quando arriverà la piena, che arriverà, Dio solo sa quando, ma sicuramente arriverà perché il tandoro non va indietro. Quando arriverà la piena e tutte queste piante saranno grosse così, a secondo quanto tempo ci dà il tannaro e il buon Dio prima che arrivi la piena, faranno la diga e quindi questo terrapieno qua raggiungerà i fari, raggiungerà la genialità dell'illuminazione che hanno fatto sotto il Forlanino. Ti posso dire a cosa possono servire quei fari lì? Allora, ti ricordi, aspetta, quest'estate su questo ponte sono caduti due motociclisti per via delle falene, va bene? Sì. Allora, se tu illumini sotto il ponte, le falene vanno dove c'è la luce e non vanno sull'asfalto. Ecco perché probabilmente hanno messo i fari qua. Ti piace questa delucidazione che ti ho dato? Mi piace un po' di battuta, ma mi permetto di dirti che tutti gli anni arrivano le falene, ma i fari non li accendono più. Li hanno accesi all'inizio, due o tre mesi, poi qualcuno deve avergli detto siete pazzi e li hanno spenti. Resta l'impianto, l'importante era fare la fattura. Va bene, ok. Okay. Di tutto il ponte, mica solo dell'illuminazione del Forlanini è stata una spesa inutile. Allora, tutto il ponte. Tu considera che per i tre ponti fatti, questo qui è stato il primo. Sì. Dunque sarà stato anche un po' com'è che si può dire? Il primo. Ha mandato la pattuglia, ma scoperta. Va bene, ok. Va bene, allora io da il ponte Forlanini, che lo vedete qua in tutta la sua maestosità, fari compresi, vedete? Ci sono anche al di là del pilone, sono molto sull'altro bello. Pilone e anche dall'altra parte. Quanti sono i fari? 80. Dovrebbero essere 84, mi sembra. Vabbè, comunque vi saluto dal ponte Forlanini e il tannaro vi dice ciao. Guarda sto ceppo di questo salice selvatico. Guarda, in due mesi cosa ha spinto? E ne ha spinti 1, 2, 3, 4 e 5 butti. Ma ne spinge ancora perché fino a giugno lui butta nuovo e tutti vanno su. Quindi lo veniamo a filmare al mese di settembre e saranno 2,5 metri, 3 metri, sì. E lui non sarà più quei 40 centimetri di ingombro all'acqua che arriva, ma lui si sarà allargato almeno di 15 centimetri tutto attorno per fare l'effetto sì, vela, l'effetto esatto. Diga, per fare l'effetto diga. E lo moltiplichi per tutti i ceppi che ci sono qua che ci sono rimasti che non hanno voluto togliere e ci si rende, ma non hanno voluto, sono ancora in tempo, quest'estate partono e lo fanno.
cioè qui a togliere quello che abbiamo detto, io dico il comune, a togliere quello che le abbiamo detto, in una settimana un escavatore con quattro camion fa il lavoro e poi il resto lo faranno quelli che sono addetti a farlo. Vedi, perché qua c'è qualcuno che sui fiumi ci vive e ci vive bene, noi ci viviamo male perché ci mandano l'acqua, ma qualcuno ci vive bene. Ma vedi lì vicino al pilone che c'è il fontanazzo, vedi che l'acqua lì sta salendo? No, lì no? È l'effetto dell'aria. Dell'aria, sì, dici? Sì, l'aria, che lì, ma è stagnante perché prima non lo faceva. Ok, va bene. D'altronde va in senso dell'aria, no? In controcorrente. Ok, allora, dal Ponte Forlanini, e io ci sono vi frane, saluto. Le famose frane, certo, ormai, sì, certo, ormai sono le ha riempite l'acqua. E poi, man mano che si abbassa, si ripeteranno le frane. Va bene, ok. Adesso chiudo e ci vediamo poi in un altro video. Ciao a tutti!